Abbiamo proclamato come utile lo sciopero il 25 maggio per tutti i dirigenti scolastici, proprio per consentire quel giorno la partecipazione di tutti i dirigenti, fare capire allo Stato che la misura è colma. Alcuni sindacati hanno proclamato una manifestazione a Roma davanti al Parlamento e al Ministero, altri addirittura lo sciopero della fame e della sete, altri ancora assemblee sindacali in ogni provincia italiana. Ecco che questo sciopero è utile per consentire a tutti i dirigenti scolastici di poter partecipare liberamente a questa forma di protesta. Perché sciopero i dirigenti scolastici comuni? Perché dovrebbero scioperare? Evidentemente perché, come abbiamo anche descritto all'ultimo convegno fatto con i dirigenti scolastici a Milano, una serie di 7-8 convegni svolti in Italia solo negli ultimi 3 mesi, con tantissime centinaia di partecipanti, tutti ci richiedono finalmente una tutela dopo anni e anni di abbandono anche purtroppo non solo dal governo, non solo dall'amministrazione, ma anche dal sindacato. Cosa chiedono i dirigenti scolastici? Innanzitutto che non si operi questo taglio del FUN, dal cui viene, i dirigenti scolastici hanno uno stipendio tabellare e poi una retribuzione di posizione fisse, una posizione di risultato che è stata tagliata ancora quest'anno di 1.780 euro, perciò più lavorano e più e meno vengono pagati. E tutto questo succederà anche l'anno successivo, nel 2018, nonostante nell'altra dirigenza pubblica, nelle altre aree della dirigenza pubblica, questo fondo sia il doppio, quindi a parità di numeri negli altri settori, nei ministeri, nelle regioni, negli enti locali, i dirigenti pubblici prendono il doppio dei dirigenti scolastici, che hanno un problema legato anche alla sicurezza, perché il testo unico, poiché li descrive come datori di lavoro, al pari di un dirigente di azienda, di un proprietario di un'azienda, come se loro fossero proprietari dell'immobile della scuola, non è loro la proprietaria dell'immobile. Li sottopone a tutta una serie di sanzioni sulla sicurezza delle scuole, e ne sappiamo da studi che abbiamo fatto che non esiste in Italia purtroppo scuola a norma come ospedale a norma, però lì ogni giorno ci vanno milioni di studenti, ci vanno migliaia di insegnanti ATA e ci vanno i dirigenti scolastici che poi vengono inquisiti al luogo invece dei rappresentanti delle istituzioni. Poi c'è un problema legato a quello che viene definita la perequazione interna, una perequazione interna che è la RIA, c'è un'anzianità che veniva riconosciuta a tutti i presidi che sono entrati in servizio prima del 2000, però a tutti quelli che sono entrati dopo non viene riconosciuta. Tutto questo porta a altri 5.000 euro che si perdono, così come l'indennità di vacanza contrattuale legata appunto al tabellare, all'aumento del costo della vita, che da settembre 2015 dovrebbe dare loro più di 3.000 euro. Sono tutte quindi rivendicazioni economiche, rivendicazioni che riguardano la sicurezza. Non si può parlare di merito, di valutazione dei dirigenti, quando alla fine il fondo per questa valutazione consiste in 2.000 euro in più all'anno, quando questi dirigenti scolastici hanno diversi plessi che vanno a gestire, per neanche 300 euro lorde per il singolo plesso, con problemi legati alla sicurezza che li espongono a tanti rischi. Rischi, responsabilità, retribuzioni è il titolo dei seminari che abbiamo fatto e che abbiamo svolto l'ultimo a Milano, appunto lunedì 15 maggio. Ora ci vediamo tutti quanti il 25 maggio per fare capire al governo con questo sciopero che al di là di tutte le sigle sindacali è la categoria unita. Nel frattempo l'unica strada non è altro che quella dei ricorsi, ricorsi al TAR per il taglio del FUN, ricorsi al giudice del lavoro per la RIA, diffide per l'indennità di vacanza contrattuale. La strada giudiziaria è l'ultima in attesa delle risposte del governo e in attesa anche che nei tavoli contrattuali vengano poste le questioni giuste.